Senti, no, infatti mi interessava un po' capire quali sono i vostri gusti, cioè a chi vi ispirate. Quello anch'io, anch'io ero molto curiosa. Allora, io ascolto tantissima musica pop, sia italiana che straniera. E vabbè, poi se devo proprio dire un gruppo preferito, intendi tu? Sì, anche, certo. A chi mi ispiro? Dunque, ai Toto prima di tutto. Vabbè, caspita, che tra l'altro verranno a breve. Sì, però a mio modesto parere i Toto sono morti nel 92. Quando è morto e quando non era ancora nato, tra l'altro. No, nel 91 avevo un anno. Avevo un anno, eh. Quindi, caspita. Li ha visti morire. Vabbè, si sono rincarnati in te. Mettiamola così. Vabbè, sì. Dai. Vabbè, dai, un po' di. Un po' esagerata come cosa. Ho capito. No, invece, Mattia. Io ho bella domanda. Io amo un po' tutta la musica, quindi nella stessa giornata posso ascoltare reggae, musica elettronica, pop, rock, però diciamo le mie origini arrivano dal rock, il metal, quindi gli Iron Maiden, tutta quella fascia lì. Poi mi sono spostato un po' anche sulla musica italiana, sono un grande fan di Cesare Cremonini, di Ligabue, non posso non citare Lucio Dalla perché vabbè. Grandissimo. Grandissimo, e poi amo molto Stevie Wonder. Quindi spazi a 360 gradi, insomma. Veramente un po' di tutto. Un po' di tutto. Sì. Ho invece capito. I vostri testi, la vostra musica. Magari mi può rispondere oltre a quella. Bene, perché io a livello musicale, cioè sì. Io arrivo da quello che è l'heavy metal e tutto, però sono tuttora rimasto un po' ignorante in musica. Cioè, io vado strapazzo per i gruppi pop punk americani o europei. Proprio la musica di ignoranza cosmica. Ma parti dai Ramones o... No, io fondamentalmente, allora, il tutto è partito dallo ska. Poi lo ska ha portato al punk, il punk al metal, per poi ritornare al rock, a questi gruppi pop punk, però, cioè, ammetto che ascolto anche musica italiana, artisti italiani, e ora ascolto un po' tutto, però sono parecchio concentrato su questi gruppi pop punk. Ho capito. E quindi allora sei tu il folle, dai, c'è quest'anima. Fammi citare uno che non posso mai, quando faccio le interviste devo sempre citarlo, perché sì? È il mio idolo ed è un cantante italiano che secondo me meriterebbe molto di più di quello che ha ricevuto, che è Olly degli Shandon, che adesso suona anche nei Defire, Oliviero Riva, non so chi lo conosce, e fa parte anche del progetto Resophonic, che è uno dei miei mentori. Io mi ispiro sempre a lui perché secondo me è una grande voce, è un grandissimo artista. Bene. Quindi se dovessimo dire che c'è un gruppo, un artista musa dei vostri testi, Raul Casadei. E su questo direi di lanciare Irraggiungibile. Esatto, che meglio. E torniamo. Che dà il nome all'album. Che tra l'altro dà il nome all'album, esatto. Buon ascolto. Con noi. Irraggiungibile. Se mi basterà mai una canzone per spiegare a tutti come sei irraggiungibile. Il tuo sorriso cambia il mondo, tu nei miei sogni sei protagonista, indiscussa, sei sempre solo tu. E voglio dirti che ho bisogno di troppo bella per me, sembra impossibile. Che sei raggiungibile. Sei tutto quello che vorrei, sei come un uragano che ti cambia dentro nel profondo e non ti lascia più.
Pensavo di conoscerti abbastanza, ma ogni giorno tu mi sorprendi sempre più. E voglio dirti che ho bisogno di te. Motivo in più perché sei bella da morire e solo tu mi fai impazzire, perché io lo so che sei raggiungibile. Non capisco mai perché penso sempre solo a te e tu sei il centro del mio mondo. E se un oceano infinito il tuo sguardo canta Marta. Devo cantare, ma non mi sembra. Sì, scusa, una voce femminile magari. No, io infatti. Sì, perché lui mi prende in giro ogni volta che abbiamo un ospite, alla fine della canzone che mandiamo io riprendo cantando. Mi sono poi risentita, ho visto che forse non era tanto il caso. Meglio lasciar perdere. Facciamolo. No, abbiamo sentito i raggiunti. Scusa Marta, facciamolo fare a loro a cappella un attimino. Ma è facile. Mettiamoli un po' in difficoltà questi ragazzi, scusa. Vai Matti, è tutto tuo. Sono il microfono. Contento che sei tu il cantante. Non so, dunque abbiamo ascoltato sì, stasera La droga ti fotte, Stella Polare, Irraggiungibile. Magari volete accennarci qualche nota di Ma che colpa abbiamo noi? No, un'altra. Mannaggia. L'unica che non è la nostra, sempre noi. Sempre noi. Sempre noi, dai. Ecco. Devo fare il ritornello. Ma sì, dai. Come siamo sempre noi, noi che non cambieremo mai, mai, mai. Siamo sempre noi, noi che non cambieremo mai, mai. Oh, così potremmo dire, potrete dire che abbiamo anche fatto cantare live. E no. Avevo anche l'accompagnamento però di schiaffi, perché quelli non erano batti, era Luke che prendeva schiaffi. No, complimenti comunque, veramente, cioè sentire, cioè, mi ha colpito, veramente. Ah, meno male, dai. Adesso, spero in positivo. Ti vedo colpito. Emoziona il ragazzo quando canta. Infatti è rosso sulle guance, vedi, l'avete colpito perché gli schiaffi sono arrivati. Esatto. No, beh, devo dire, insomma, sicuramente molto d'effetto, molto d'impatto, quindi si capisce. Vabbè, la prossima volta allora porteremo la chitarra, il basso e facciamo qualcosina, dai, magari. Bene, no, e torniamo un po', insomma, a voi e ai vostri progetti. Appunto, leggevo che avrete in programma, in progetto, di fare due colonne sonore, di due in film. Cioè. Sì, esatto, abbiamo vinto un concorso dove appunto si selezionava una band per inserire una canzone nel film. Noi abbiamo vinto con Sempre Noi, appunto, la canzone che ho canticchiato secondo fa. E niente, stiamo aspettando che comincino le riprese di questo film, siamo ansiosi e poi stiamo appunto collaborando con un altro regista per inserire un altro nostro pezzo che è in fase di lavorazione, quindi non diciamo ancora niente per ora, però okay, è un pezzo nuovo. Un po' scaramanticamente, esatto. Qui non diciamo nulla. Sull'altro si può dire se c'è qualche personaggio famoso? No, ancora no. Ancora non, no. Si può, non si può, no, ci hanno detto di non possiamo dire gli attori. Quindi teatro, disco, Sanremo,
cinema, un po' di tutto, toccate dai. Un po', sì, sì. Siete universali. No, tra l'altro, infatti, il video di La droga ti fotte è molto bello, tra parentesi. E non abbiamo detto di Stella Polare. Di Stella Polare, che è girato, infatti, anche quello. L'idea del video di Stella Polare fatto con l'iPhone. Sì, con sì, gli è stato iPhone. Un video casareccio che è stato fatto senza... Noi non sapevamo niente, ce lo siamo ritrovati ed è stato molto bello e siamo rimasti molto, molto contenti, perché è comunque una cosa molto casareccia, girato con l'iPhone. È stata una cosa carina, una bella sorpresa per noi. Videoclip girati con l'iPhone ce ne sono veramente pochi, quindi. Sì, penso sia il credo sia lui. Videoclip musicale, ce ne sono altri, però diciamo che sono pochi. Comunque diciamo agli ascoltatori che possono andarlo a vedere, no, infatti sul ricordiamo canale. Esatto, sul canale YouTube sì, sicuramente possono tutti trovare tutti quei esatto, loro, loro video. Su YouTube abbiamo il nostro canale, che è www.youtube.com/antiguaofficial, Facebook, che è facebook.com/antiguaofficial, e mettete mi piace, e il nostro sito internet, che è www.antiguaofficial.com, e dove potete trovare appunto tutte le nostre date, quello che combiniamo, video, il foto, il progetto La droga ti fotte, tutto quello che ci riguarda lo trovate lì. Vi scrivono dalla chat, l'UFO stampa vi sorveglia sempre. Oh, vedi, questo è il nostro mame di cui parlavamo prima, è l'occhio che ci segue sempre. No, invece ci dovete non si dire può sbagliare, dove vi possono trovare a quattro occhi, diciamo, live. A quattro occhi per riempirvi di mazzate. No, allora, scherzo. Qui a Milano abbiamo poche date adesso per l'estate, perché ci piace andare al mare. E quindi capiamo. Infatti vedo lui è abbronzatissimo. Qualche weekend. Quindi saremo le date le faccio dire a loro, perché io come ho detto prima non me le ricordo. Allora, le date potete trovarci dall'1 al 7 di agosto in Puglia, dal 10 al 18 sempre di agosto saremo in Sicilia per diversi eventi, a settembre a Pescara, sempre a settembre a Domodossola se non erro. Esatto. Ci sono date in arrivo verso la Toscana e sempre forse nella fine di agosto in Puglia. Mi sembra di capire comunque che vi esibite sempre all'aperto. Mi sbaglio? Beh, diciamo preferiamo. Che si preferisce perché è più bello, però d'inverno chiaramente si esibisce a chiuso perché... Sì, diciamo beh, che chiaramente, certo, ok. I club sono diventati un po' off-limits purtroppo, soprattutto nella nostra città. È diventato molto difficile suonare perché ci sono tantissime band, purtroppo ci sono pochi soldi, quindi è difficile girare ed è una crisi. I ragazzi ormai pochi vanno a sentire musica live, quindi si spostano tutti sulle discoteche e quindi è una situazione un po' difficile, quindi per fortuna che c'è l'estate dove si può girare sui palchi, nelle piazze, ed è quello che preferiamo noi perché si incontra un pubblico vario, incontri dal ragazzino al signore, all'anziano, incontri tutti, quindi riuscire a tenere la gente lì è una prova veramente difficile e la soddisfazione è doppia, quindi. Certo, immagino che l'esaltazione sia tanta. A questo proposito, appunto, siamo in periodo di live. Tra pochi giorni, il 5 luglio, parte l'Heineken Jamming Festival, sì, proprio diciamo a Milano. Diciamo che l'estate a Milano non dorme, ci sono le cose da fare, diciamolo, a parte il mare, anche se ovviamente è un'altra vita al mare. No, la musica la farà da padrona. È dedicata a Milano, esatto, parliamo di questi grandi eventi live, iniziando appunto dall'Heineken Jamming Festival dal 5 al 7 luglio, con grandissimi ospiti. Quindi sta proprio arrivando, diciamo, esatto. Che è passato il Gods of Metal, se... Per gli amanti, esatto, del genere. E qui vedo Francesco che ci sei stato a Milano, la Ferrarò. Però volevo andarci quest'anno. Poi il ragazzo che doveva venire con me a vedere questo concerto mi ha tirato il pacco a lui. Però. Vabbè, però puoi sempre. Però ne ho fatti diversi insieme a Mattia di Gozzo. Sì, ne abbiamo visti 5 o 6, quindi. Beh, puoi rifarti comunque col Rock in Hydro il 21 luglio, che insomma ci saranno comunque... Deve essere rilassante andare al Gods of Metal. Sì, ti sfoghi comunque. Sì, perché no, devi sapere che lei non è tanto per il metal, mentre io sono più questo animo più metallaro, quindi ci scontriamo sempre su questa cosa. Luke si è seduto di fianco a lei, perché anche lui non ha questo animo metal proprio spiccato. Ma io ti dico anche che al contrario di tutto quello che dicono, cioè il popolo, il cosiddetto popolo metallaro, secondo me è il miglior popolo che esiste. Perché... Ci sono molti pregiudizi, no? Sì, cioè, allora io ti faccio questo piccolo esempio. Se vuoi una rissa, vai in discoteca, la fai in un secondo. Se vai al Gods of Metal o al Metal Fest o a qualsiasi altro evento di musica metal,
sei tutti, qua dentro all'evento siete tutti fratelli, tutti aiutano tutti, tutti sono amici di tutti. Sì, è vero, questa è una cosa che ho notato anch'io, cioè molta, sono un gruppo, nel senso, sì, un gruppo, nel senso che... Una macchia, cioè, nera. Adesso, insomma, detto così sembra un po' inquietante, no. Però si nota che c'è una sorta di complicità, ecco, forse perché vi sentite un po' appartenere a un... avete questo denominatore comune che è la musica. Una sorta di confraternita, ma adesso non divaghiamo troppo, anche perché appunto dalla regia ci fanno segno che dobbiamo lanciare la canzone. Di già. Eh sì, di già, il tempo sta volando. Allora. E dovremmo avere, tra l'altro, una canzone che si intitola... Che si intitola Two Spot Gobbi? No, questo Guiding è il gruppo Star. Guiding Star. Cioè, l'ho scelta apposta, Stella Polare. Abbiamo una versione inglese. Ma che bravo, Flavio! E sentiamo appunto questo gruppo da giamendo.com. State con noi. There's a distant land that calls to me across the sea. She calls, there's a power flowing underneath the ground for me. It grows, and I can't help myself. I hear it calling to me and no one else. Now I am listening. Guiding Star, quindi anche qui la, insomma, la questo stella. Richiamo, esatto, della stella polare, della stella guida, è un po' un tema forte, un tema... Sei sempre astuto nel trovare le canzoni giuste da giamendo. No, ho avuto semplicemente culo, ho visto lì, ho detto cazzo, la stella polare, Guiding Star. No, ma torniamo a noi, insomma, parlando un po' di Milano come capitale dei live, dei grandi eventi live. Un altro grosso evento quest'anno all'Ippodromo ci sarà il Milano City Sound, che era un po' quello che si faceva gli altri anni all'Arena, probabilmente, non so se siete andati vari eventi. E abbiamo, insomma, un bel calendario. Ieri sera c'è stata John Baez, forse una cosa un po' troppo folk, troppo vintage, come si suol dire. Però l'11 abbiamo Marilyn Manson, non so se la cosa... Sì, sì, sì. Di... sì.
vi può interessare. Sì, sì, per quanto possa spaventare, per me resta un artista straordinario. Avere tempo sarei andato a vederlo, sinceramente. Non sono mai stato, però mi ispira. Si ispira. Non so, mi sembra che siano un po' d'anni che è un po' in decadenza, mi sbaglio. Sì, sì. Cioè, non è più, non è più lui, non è sulla diciamo. Cresta dell'onda. Esatto, però, diciamo così. Insomma, però, piace, ha un suo pubblico ancora folto. Poi abbiamo, insomma, a seguire B.B. King, Anastasia, il 18 Alanis Morissette, quindi insomma un grande, grande personaggio, il 19 Kasabian. Non vi piacciono? Visti, l'apertura dei Muse San Siro. Caspita, io sono curioso di vederli. Me li consigli? Sì, me li consiglio. Meritano. Bene. Deve piacere il genere. Allora, sì, mi piacciono. Posso dirti semplicemente questo. Da CD possono non piacere, dal vivo fantastici, nulla da dire. No, ma CD mi piace, quindi... T'ammazzi, quindi... Benissimo, allora ricordiamo il 19 Kasabian, il 20 Giorgia, e poi vabbè si chiuderà con il 27 con i Beach Boys e il 30 Alice Cooper, quindi anche il vecchio metal. Dove suonava il grandissimo Steph Burns con Alice Cooper, e secondo me c'è un disco che io e Luke apprezziamo molto di Alice. Sì, quello dell'89, Trash. Trash è stato dove c'è Poison, dove è nato l'amore tra me e Luke, tra Poison. Ecco che fanno altro. E io stupido. Ecco, no, perché prima, ecco, io perché prima vi ho detto che ero due occupati. Ecco, adesso siamo, si scoprono gli altarini. Vedi. Insomma, beh, comunque vediamo che oltre a essere bravi musicalmente, bravi vocalmente, hanno anche una cultura musicale, quindi infatti, insomma, sì. Quello che si apprezza, pensando, insomma, sono preparati. Serve anche, cioè, quello. C'è spessore, insomma, certo. Ecco. Insomma, Milano si riempirà di artisti internazionali. Esattamente, la solita estate milanese, per fortuna, insomma, abbiamo la fortuna di avere tutti questi grandi ospiti. Per chi rimane qui, ci sono sicuramente un bel po' di cose da fare, da sentire. Ma insomma, visto che siamo di corsa, visto che siamo nella puntata finale, volevo perdere tempo, no? E visto che uno dei nostri punti forti della trasmissione è la classifica. È la classifica, è il mio momento preferito, esatto. Non so perché mi esalto così. C'è la classifica, come ultima puntata abbiamo voluto prendere quella delle più ascoltate e vendute del 2011, le canzoni più ascoltate del 2011, quindi tutto l'anno passato. Vogliamo cominciare dall'ultimo in classifica? Flavio uscirà dalla stanza quando la manderemo. La prima faremo... in classifica? No, è l'ultima in classifica, Flavio, vuoi che sia la prima in classifica il Sociopego? Aspetta, allora mandiamola. Ma e non poi parlare andiamo romagnolo, avanti. Cos'è che hai detto? Che ne so, che non so che lingua è, portoghese sarà, perché... No, ma sembrava più bolognese, come tortellini. Primo è brasiliano, è brasiliano. Vabbè, senti, io la so ballare, non la so pronunciare. Mandiamola, regia, per favore. Nossa, nossa. Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, hein? Tormentone dell'ultima estate, Flavio, non mi guardare con la faccia da vomito, questa era l'ultima in classifica. Ancora più in alto abbiamo però Adele, vincitrice di awards di qualsiasi tipo, ne ha vinto 12 statuette. Rolling in the Deep è quella bella. Incoronata regina della musica inglese internazionale. Peccato non ascoltarla tutta, però è una gran voce. Vedevo che la ballavano anche loro. Sì, grande rispetto. Stavano dicendo, infatti, se, visto che ne ha vinte un sacco, poteva regalarci. Sarei mangiata. E poi un awards l'avete vinto. Saremo Music Awards, abbiamo vinto. Poi mi fa la band rivelazione, però. Cioè rivelazione è una parola che fa il botto. Fa scalpore, sì. Fa scalpore, sì. Assolutamente. Flavio non la può leggere, quindi prendo ancora la parola io. È tutto tuo. E abbiamo The Lazy Song di Bruno Mars, anche questa grande voce. Bella, eh? Oh, yes, I said it. I don't feel like doing
giuro che non ho voglia di fare niente. Mi pare che dica adesso. Io l'inglese l'ho abbandonato da qualche anno, però bella anche questa. Subito dopo abbiamo un italiano, finalmente, in collaborazione con Michael Franti, c'è Jovanotti con The Sound of Sunshine. Molto poetica. Molto estiva. Al terzo posto della classifica Katy Perry, vabbè, un'altra canzone tutta da ballare. Flavio non mi guarda neanche, a questo punto non so se è un bel Katy Perry è anche una bella figliola, quindi... ecco, lo sapevo che lo dicevi, una bella figliola, cioè carina. Rispetto per Katy Perry, va bene. Tra l'altro oggi ho visto anche il suo ultimo video, gran video e gran canzone. Grandissima lei. Abbiamo un'estimatore al secondo posto, e mi stupisce che non sia al primo, Lady Gaga, ovviamente ha strafatto in questi ultimi due anni. Born This Way, come parlo? Non brucia so, in questo modo, nasce in questo modo. Mandiamola, va. Questa è la canzone della polemica con Madonna. Sentito? No, non lo so, ma perché non mi occupo di gossip, non mi piace. Non è gossip, cioè tra noi artisti ci si parla, mi ha chiamato Madonna e mi ha detto quella... Tu stai attenta alle discussioni da parrucchiere. È per il fatto che voleva farsi i capelli come Flavio, anche Lady Gaga. Allora la chiama tra una cosa questa, e l'altra. No, veramente mi ha chiesto per la barba, come curarsi la barba. Vero? No, dimmi velocemente la polemica con Madonna. Se... assomiglia un po' alla canzone di Madonna, adesso non mi chiedere la canzone perché non me la ricordo, però non lo so, voi sapete di questa cosa? Sì, non so il titolo della canzone, ma diciamo che è una canzone di Madonna dell'ultimo album, leggermente simile. Quindi un possibile plagio, sì, al secondo posto. Ma sì, c'era un po' questa cosa, ma vabbè. Ma chi è uscito prima? Madonna è uscita prima? Sì, sì. Esce sempre prima, lei. No, è al primo posto. Al primo posto? Chi c'è? I grandi, grandiosi, tu li ami. Sì, non sì, no, sì. No, cioè, nel senso che i Maroon 5. Ecco, diciamo il nostro regista, gli adora, esatto. Move Like Jagger, che tutte le settimane me la fai sentire, quindi... la più ascoltata del 2011, te la devo far sentire per forza. Ancora. Il famoso fischio, sentiamo. I Maroon 5, si capisce perché Maroon 5. Savio. Mi fai il segno di due palle così e no, poi la balli. 5 Maroon 5, sono 5. Perché l'ha fatto prima. Va bene. No, comunque è carina, adesso a parte tutto è carina, molto ecco, carina. Ecco, l'ha ballata tutto il mondo. Tra l'altro infatti, sono riusciti Maroon 5 con un nuovo pezzo, Payphone. Anche questo si preannuncia sia il tormentone dell'estate successiva. Pensavo fosse questa Payphone, questa non ho capito niente allora. Ci andiamo bene, caso. No, questa è Move Like Jagger, quella passata del 2011. Mi sembra uguale. Può essere. Si è plagiato lui stesso. Ma dai, no, andiamo avanti. Basta. È la prima in classifica. Dopo il primo in classifica non ci sono più primi in classifica. Gli Antigua. Tra qualche anno magari potrete dirlo. Ma in classifica c'è anche uno. Intanto dall'aiuto regia mi arriva, ecco, la notizia che era Express Yourself.
di Madonna, esatto, la canzone originale, e Lady Gaga, insomma, in qualche modo si è un po' ispirata a questa canzone. Ecco, chiudiamo la parte così. Viva gli iPhone, oserei dire. Sì. Servono un po' a tutto. Comunque, viva la Camilla. Certo. Ecco. Perché io faccio goalkeeper, quindi. Ah, ecco. Ecco, vedi? Perché, esatto, andiamo, diciamolo, l'esperta. Camilla si occupa proprio nel suo programma del giovedì. Bene. Sentitelo questo giovedì. Torniamo noi. Torniamo ai nostri ospiti. Sì, allora, diciamo, uscirete magari tra, non diciamo quando, non lo sappiamo, con un altro, con un nuovo disco. Diciamo che da settembre ci saranno novità, non diciamo altro, dai. Va bene, quindi ma vi potranno sentire anche nelle sale cinematografiche, vi beccheranno nei vari palchi d'Italia durante l'estate. E se nel weekend non avete niente da fare, noi siamo la Notte Rosa a divertirci questa volta. Siamo un'incognita, ci siamo presi un weekend di pausa. Quindi sarete in Riviera? Saremo in Riviera, sì, sì, sì. Bene. Sì. E conoscerete Raul Casadei. Certo. Il vostro mentore, ecco, vediamo che Luke è contentissimo. Luke è gioito per questo. Fantastico. Allora, intanto vogliamo salutare tutti quelli che ci hanno scritto, compreso il vostro ufficio stampa, Roberto, Peter, Sara, che apprezza le vostre doti fisiche oltre che alle doti musicali. Grazie Sara. Ci sta anche quello. Perché siamo seduti. Sì, non ci hai visto bene. Allora, Peter ci scrive di nuovo, ci piace la musica, mi piace la musica, mi ricorda l'estate. Ecco, tutto il meglio dalla soleggiata Amsterdam. Non mi fate tradurre l'inglese. Un saluto. Vorremmo essere anche noi lì con te. Ci ascoltano da bene lì. Questo Peter, essendo ad Amsterdam. Però infatti Amsterdam, insomma, contrasta un po' con la vostra canzone. Però beh, magari è andato là a fare un viaggio. No, ecco, diciamo Amsterdam. A vedere i musei. È andato a vedere Van Gogh. Amsterdam, cioè, sì, ha quest'ombra della droga. In realtà è molto altro. È una splendida città, esatto. Sì, è vero, molto bella, molto vivibile. E no, ricordiamo, le vostre canzoni si possono trovare anche su iTunes. Su iTunes, esatto, si possono scaricare. Insomma, invitiamo i nostri ascoltatori, che c'è anche una canzone che è un po' fuori stagione, ma una canzone di Natale che è fuori dall'album, sì, che abbiamo fatto uscire appunto come singolo di Natale. Si trova anche quella, anche se fuori dall'album. E come si intitola? Si chiama Questa notte. Questa notte è proprio la notte di Natale, quindi esatto, evoca, certo, insomma, questa, la magia della notte di Natale. Allora, sicuramente noi vi invitiamo a tornare quando uscirà un altro nuovo disco, novità, e a dirci un po' come è andata. Com'è andata per voi? Facciamo un grande in bocca al lupo. Crepi questo lupo. Ormai ne ho uccise milioni. Anche ringraziamo, se possiamo, al volo una persona che è importante, certo, che è Sandro Talia, che è il nostro direttore artistico, che è quello che ci ha preso per primi ha creduto in noi, quindi lo ringraziamo sempre. Va bene, lo salutiamo anche noi, lo ringraziamo. Salutiamo Flavio, Francesco, Mattia e Luke. Ciao a tutti. Ciao. A tutti. Ciao. Siamo agli sgoccioli, non abbiamo più puntate, ci rivedremo a settembre. Quindi buona estate, buone vacanze. Noi ci consoleremo, noi vi lasciamo con la nostra preziosissima musica di giamendo.com. Questi sono i Dave Bentley con Scarlet Fever. Ringraziamo Matteo alla regia e Camilla. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, grazie.